Si chiama Napoli Racing Show, Gran Premio di Napoli, ed è il primo grande evento motoristico interamente organizzato sul lungomare Caracciolo dal 12 al 14 aprile, presentato ieri al Tennis Club Napoli. In anteprima assoluta sono stati infatti svelati alcuni dei modelli di auto da corsa moderne e storiche che parteciperanno al Motor Show napoletano. Per l'occasione le vetture sono state esposte negli spazi esterni del Tennis Club Napoli per poi partire in corteo lungo quello che sarà il percorso del circuito che verrà allestito proprio sul lungomare Caracciolo in occasione del Napoli Racing Show. È un sogno che si realizza, ha detto Enzo Rivellini, tra i promotori dell'iniziativa. Napoli deve ritornare ai fasti degli anni 50. Ricordiamo che il Gran Premio di Posillipo negli anni 50 era l'unico Gran Premio che poteva competere con il Gran Premio di Monte Carlo, per notorietà, per glamour, per bellezza. E noi torniamo a quei fasti riportando delle macchine straordinarie. Se voi girate lo sguardo, ci sono macchine che valgono milioni di euro, storiche e moderne. Gare ad inseguimento, competizioni di eleganza dedicate alle auto storiche, presentazione di prototipi, spettacoli di droni e tanto altro. Il lungomare sarà suddiviso in due aree, una zona pista con il circuito che è lungo circa 1300 metri, un event village che ospiterà le maggiori case automobilistiche e le più recenti innovazioni dell'ambito motorsport. Ai nostri microfoni il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Tema delle auto d'epoca, di quelle che è un po' anche la tradizione motoristica della città che viene recuperata, è un'opportunità per Napoli, perché c'è una grande tradizione in città che poi è stata abbandonata per molti anni, c'è una grande presenza di appassionati napoletani e non. Quindi in questo scenario magnifico che la città offre, inserire anche delle manifestazioni che guardino proprio a questa platea degli appassionati delle auto d'epoca rappresenta sicuramente un'opportunità anche turistica.